Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore di doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, trizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Vieni, o Santo Spirito. Vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, oggi meditiamo i misteri del dolore, perché è martedì 1 marzo 2022. Pensa tu che roba, 1 marzo 2022. Non ci si può credere, ma tocca crederci. Il tempo passa e sfugge inesorabilmente. Verso la cassa da morto, verso la defunzione, verso l'incapacità motoria, psicologica e materiale. Non riusciremo più a toccare niente, a fare niente e non avremo più possibilità di niente, di cambiare le cose, niente. Però l'anima uscirà dal corpo e andrà nella dimensione dell'amore. Perché questo? Perché se noi viviamo in questa vita con amore, in equilibrio con l'ambiente, col pianeta, il risultato è la vita eterna con l'anima. Fino a che arriverà Gesù dal cielo e risorgerà i morti, i corpi da zero, li risorgerà da zero nella perfezione, però non nell'imperfezione che sono adesso, perché col peccato le creature, i corpi sono imperfetti e sono stati imperfetti. Ma quando ritornerà Gesù dal cielo, risorgerà i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine, li risorgerà da zero nella perfezione più totale, perché nell'amore non c'è imperfezione. Quindi se noi viviamo nell'amore saremo risorti, risorgeremo dalla morte, come Gesù è risorto dalla morte, perché la morte di Gesù non è stata vana. Non è morto invano. Non si è sacrificato per noi invano. Ma il suo sacrificio ci ha riscattati dalla morte eterna dell'anima e del corpo. Per il momento solo il corpo morirà se rimaniamo nell'amore. Solo il corpo morirà, ma l'anima no. Quindi rimaniamo nell'amore, così viviamo nell'anima. Poco prima che il corpo muore, noi non moriremo e quindi l'anima vivrà. L'anima vivrà. Continuerà a vivere, a sopravvivere. Quindi ringraziamo al Padre Celeste
per questo giorno e per tutto il tempo che ci ha dato disponibile, e per cambiare le condizioni del tempo in cui viviamo. E nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nell'orto degli ulivi. Impugniamo questa arma che ci difende contro le energie e le frequenze basse, contro il demonio, questa arma che ci ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni, e usiamola questa arma, perché se tu c'hai una corona del rosario non usi, non ti serve a niente, non è che te protegge se non la usi. Se tu c'hai un'arma e non la usi, se uno te spara ma non usi l'arma, non te puoi difendere. Non ci fai niente con la corona del rosario se tu non la usi, ma se tu la usi ti difendi, spari. Se tu la usi è un'arma che tu spari al nemico. Se tu spari e il nemico viene abbattuto, ma se tu non spari, non la usi, non ti serve a niente il rosario. Quindi cerchiamo da usare questa arma, così ci serve per proteggerci, per sparare al nemico. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Un Padre ave gloria, secondo le intenzioni della Madonnina e le nostre richieste, Gesù e del Santo Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Adesso ci affidiamo alla misericordia di Gesù con la coroncina, affidiamo le nostre vite, le nostre famiglie, i nostri cari e noi stessi alla misericordia di Gesù. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dal Vangelo secondo Marco 10:28-31. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi». Parole del Papa. Non sapeva cosa dire. Sì, questo se n'è andato, ma noi? La risposta di Gesù è chiara, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato tutto senza ricevere tutto. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto, riceverete tutto, con quella misura traboccante con la quale Dio dà i suoi doni.
riceverete tutto. Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madri o padri o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, campi e la vita eterna nel tempo che verrà. Tutto il Signore non sa, il Signore non sa dare meno di tutto. Quando Lui dona qualcosa, dona se stesso, che è tutto. Quindi affidiamoci all'amore, confidiamo in Lui e così saremo salvati e vivremo per sempre, in eterno. Grazie Gesù, lode e gloria a Te. Amen. Ora chiediamo l'intercessione, oltre che all'Immacolata Vergine Maria, lo chiediamo anche ai santi e sante del Paradiso, compresi gli arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio Padre nostro Creatore, abbi pietà di noi, Dio Figlio nostro Redentore, abbi pietà di noi, Dio Spirito nostro Santificatore, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio e Signore, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. San Michele, Gabriele, Raffaele, pregate per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. Tutti voi beati spiriti, pregate per noi. Sant'Abramo, prega per noi. San Mosè, prega per noi. Sant'Elia, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Tutti voi santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni e Giacomo, pregate per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone, Giuda, Taddeo, pregate per noi. San Mattia, prega per noi. San Barnaba, prega per noi. San Luca, prega per noi. San Marco, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Voi tutti, santi innocenti, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. Santa Cecilia, prega per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi. San Policarpo, prega per noi. San Giustino, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. San Cipriano, prega per noi. San Bonifacio, prega per noi. San Stanislao, prega per noi. San Tommaso Becket, prega per noi. Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, pregate per noi. San Paolo Michi, prega per noi. Santi Isacco e Giovanni, pregate per noi. San Pietro Channel, prega per noi. San Carlo Luanga, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. Santa Agnese, prega per noi. Santa Giustina di Padova, prega per noi. Santa Maria Goretti, prega per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. Santi Leone e Gregorio, pregate per noi. Sant'Ambrogio, prega per noi. San Girolamo, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio e Gregorio Nazianzeno, pregate per noi. San Giovanni Crisostomo, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Patrizio, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Carlo Borromeo, prega per noi. San Francesco di Sales, prega per noi. San Pio, prega per noi. Sant'Antonio, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Bernardo, prega per noi. San Francesco, prega per noi. Santa Rita, prega per noi. Santa Chiara, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Tommaso d'Aquino, prega per noi. San Giovanni di Dio, prega per noi. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. San Francesco di Saverio, prega per noi. San Vincenzo de Paoli, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa d'Avila, prega per noi. Santa Rosa da Lima, prega per noi. San Gaspare del Bufalo, prega per noi. Santa Veronica Giuliani, prega per noi. Santa Francesca Romana, prega per noi. San Leopoldo Mandic, prega per noi. Santi Luigi, prega per noi. Santa Monica, prega per noi. Santa Elisabetta di Ungheria, prega per noi. San Domenico Savio, prega per noi. Santa Gemma Galgani, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Cristo, ascolta la nostra preghiera. Cristo, esaudisci la nostra supplica. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
O Dio nostro rifugio, nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa, tu che infondi in noi la fiducia filiale del tuo amore di Padre. Donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso ci appelliamo all'Arcangelo Michele che ci liberi e ci distacchi da ogni male. San Michele Arcangelo, principe nobilissimo della milizia celeste, per ordine, potenza e volontà divina, combatti coloro che ci attaccano e difendici con la tua spada, impedendo tutti i mali e distruggendo ogni azione maligna compiute contro l'opera di Nostra Signora e le sue apparizioni nel mondo, come pure contro di noi e le nostre famiglie. Schiaccia con la potenza di Dio la testa orgogliosa di Satana, di tutti i demoni dell'inferno, dei loro agenti maligni che agiscono per distruggere e perseguitare la Chiesa di Cristo, sposa dell'agnello immolato. Metti in fuga tutti coloro che non devono rimanere al nostro fianco, che ci colpiscono nella mente, nel corpo e nell'anima, con le loro azioni malvagie e la loro vita negativa senza Dio. Allontana ogni menzogna, ogni falsità e ipocrisia, liberandoci dalle false amicizie, da quelle persone che tramano lacci e inganni contro di noi, che se ne approfittano e si fanno beffe della nostra benevolenza. Confidiamo nel potere della tua intercessione davanti al trono di Dio, nella certezza che il Signore ci libererà da tutti questi mali e pericoli dell'anima e del corpo. Regina potente del Sacratissimo Rosario e Regina degli Angeli, prega per noi. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, perché non periamo nell'estremo giudizio. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trinedunico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, dei Santi Arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele e del Patriarca Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso mi nutrerò per il corpo. Guarda un po', questo qui è il centro commerciale, che c'è pure l'Uni Euro qua, la mia gloria sta lì. Vabbè, vado a piare due pezzetti di pizza per stuzzicare qualcosa per pranzare e poi vado pure al bagno qua dentro, va. L'unico posto che posso andare è un centro commerciale qui a Senigallia. Sono qui a Senigallia, questa è una zona industriale, centri commerciali di tutti i tipi, c'è la Bricofer e qua ci sono stato tante volte, sono bucato là dentro, sono bucato dappertutto qui nei centri commerciali quando campavo qui a Senigallia. Vedi, là c'è una discarica in mezzo a quel canneto lì, lì sarei da ripristinare tutto. Una volta sono venuto, no? Qui a fare una bonifica, ho pulito tutto, adesso sempre più sporco perché col passare 4 anni è passati dopo che ho bonificato io. Guarda che roba, qui c'è passato i trattori, è andato oltre tutto. Guarda che roba, oh. Guarda la rubaccia che c'è, guarda, c'è di tutto e di più. Quelli dei negozi, i proprietari, non ne frega niente, vedi il Conad Superstore, vedi? Non ne frega niente di tutta sta grascia qui, guarda che roba. Guarda tu che macello, c'è di tutto e di più qui dentro, guarda le mascherine, oh. Guarda le mascherine pure col filtro c'è. Porca miseria che macello, guarda le bello su camion, oh. Le bello. Guarda che schifo qui in mezzo. Guarda che è pieno di roba. Guarda lì, oh, che roba, oh. Porca miseria. È completamente pieno di discarica qua giù. È uno schifo, guarda. La generazione è finita, proprio corrotta. Dopo ce la meritiamo proprio una guerra, ce la meritiamo, ci meritiamo tutte le cose più brutte. La civilizzazione ormai si merita tutte le cose più brutte e inimmaginabili. Ho comprato la pizza, 2 pezzi di pizza, Roseto degli Abruzzi, Fano, Pescara, San Benedetto, Senigallia, L'Aquila, pensa quanti punti vendita a Terni, un sacco di punti vendita c'è. 2 pezzi di pizza, guarda un po', guarda che roba, devo stare attenti a non spurcarmi, ma non mi ha dato niente, i fazzoletti ce l'ho io i fazzoletti, alla caprese, la pizza alla caprese. Devo stare attenti un bel po' a non spurcarmi, ma tanto è inevitabile, dai. Guarda che roba, oh, mozzarella, 6 euro, con la Coca-Cola. Buon appetito, grazie, prego, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, Gesù, di questo cibo di oggi.
Mamma mia, è buona sta pizza. Bisogna che me levo la sciarpa però, perché dentro la macchina è caldo. Porca miseria, ho sporcato il cielo della macchina con una mano de onto. Onto sbisonto. Adesso mi godo sta pizza, buonissima. Mamma mia. Ugo Mammella si è abbonato. Non ci posso credere, cosa sarà? Tuo o per chi? Alla salute nostra va. Bravo Ugo Mammella, grazie. Le buona sta pizza o la caprese. E nammi se, ho fatto bene a pialla questa, eh. Ho fatto proprio bene. Fortuna che c'ho i fazzoletti da casa, me l'ho portati. Ecco. Non si sente? Non si sente ancora? No? Adesso sente l'audio? Oh! Adesso dovrebbe sentire però l'audio, dai! Può stare che non funziona mai. Eh? Verderame, se senti? Mamma mia! Mai una volta che mi funziona, oh! Adesso senti! Ho detto che sono a Senigallia e ho comprato queste due pezzi di pizza con una bottiglia di Coca-Cola. E la caprese, la pizza alla caprese, mozzarella, c'è una foglia qui, non so di cosa. Poi hanno condito la pizza col sugo e lo stracchino. Dopo c'è i pomodori, la mozzarella de bufala. Ma mi sa è buonissima, eh. No, serpente, non fa nessun boccaggio. Buona. Cos'è sta roba? Non ci posso credere, cosa sarà? Ciao Matteo, un anno di abbonamento, un grandissimo saluto, continua così, grazie per tutte le tue produzioni video. Grazie. Buon pranzo alla salute tua e mia. Grazie quattro stroke, se sei gentilissimo, guarda, magari tutti come te, ti ringrazio un sacco. Alla salute tua pure. Vedi cosa ha detto? Ha detto grazie per tutte le produzioni che fai. Mannaggia. Mi è cascata giù la mozzarella. E cos'è? Cos'è sta roba? Chi è adesso? Non ci posso credere, cosa sarà? Verderame. Sono mesi che ti guardo qui su Twitch. Grazie Matteo per la compagnia, per i momenti seri e anche per le risate che ci trasmetti. Buona magnata. Grazie Verderame, anche a te. Serpente dice
Il McDonald's di Senigallia non l'hai mai provato? L'ho provato per 2 anni. Ne basta, mi avanza. Non ci tieno, meglio la pizza. Ah, c'è la foglia del basilico. È buona, buona, ci sta bene. Ciao Catren. Ciao John Pandolfi. Dottor Savini, l'hai presa la pizzeria del Conad? Sì. Grazie Pinguino. Alla pizzeria del Conad c'è 3 inservienti nella pizzeria. È meglio sta pizza, a voglia. Serpente, io quando vado a Senigallia vado a mangiare da Carmen Chalet. Chi la conosce? Cappella Sistina, niente coca? C'è la Coca-Cola, c'è. Come faccio a sta senza Coca-Cola? È spettacolare sta pizza, ma comunque c'è uno chef grosso qua, è bravo. Un ragazzo che fa le pizze, è bravo. E cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Non ci posso credere. Non ci posso credere, cosa sarà? E namise matte le buona la pizza. Eh? Io mi sto a magna un piatto di pasta. Un saluto amico. Oi Relav, grazie. Gabbotti, sto bene. Zio Mimmo TV, ieri ha nevicato a Cerignola a 3 metri di neve. Nella testa ha nevicato, mi sa. Sodacao ha detto oggi che impresa ti... ti aspetta? Che impresa. Un'impresa che se non mi va bene non mi vedrete più. Altro che. Mamma mia, le buone sta pizza, te fammi bere, va. La testa ce nevica. Super Gen, qua a Torino ha nevicato solo una volta quest'anno, all'Immacolata, basta tutto finito tende. Sì, ma ha nevicato, ha fatto 0,5 millimetro di neve. E dovevi usare la lente di ingrandimento, il microscopio per vedere la neve. Non è più la neve, non è più niente. Ecco. Non è il fatto di essere pessimisti, ma ci si basa sulla realtà dei fatti. Non è pessimismo, è un dato di fatto, è diverso. Non è pessimismo. Voi non sapete niente della vita mia. Fammi mangiare, che è meglio. La caprese. E nammi se quanto è buona sta pizza, oh.
Ostia, quanto è buona, oh! Le buona. Gabbotti, ma te scarica Togo che ci stanno gli sconti. No, non scarico niente. Tova, per gli sconti. Ho visto i sconti di ieri sera del McDonald's. Era uno sconto, c'era 1,50 euro di sconto su un menù, no? Sono andato a piare il panino, piccolo, rincignito, no, mi ci voleva la lente di ingrandimento per vederlo di quanto era piccolo. Io quando voglio mangiare per bene. È inutile che c'è lo sconto quando mangi poco. E poi c'è lo sconto di 1,50 euro e il panì è due volte più piccolo, capito? Non va bene. È meglio appiai i menù classici. Ieri sera c'avevo fame, non avevo risanato la fame. Sono andato a casa con la fame, con colpa nei piccolo. Oh! Capisco perché c'è tre inservienti in quella pizzeria. Capisco perché c'era la fila lì. C'era da più al numero, perché è buona. Riccardo, non è il fatto che non si deve risparmiare per mangiare. Non è quello il fatto. Il fatto che se tu risparmi quell'1,50 euro, no? Che alla fine 1,50 euro non mori per 1,50 euro. Se tu non piavi lo sconto e il panino era il doppio, allora cosa lo pia fa lo sconto? Fregna chiede Tonato che mi puoi sbannare? Super Alex, ciao Matteo, ma come mai tutti quelli che si chiamano Giuseppe prima del 2000? Non ho capito. Ripeti il commento. È proprio vero, Catherine. Meglio spende 1 euro di più, che il panino è più grosso, che 1 euro di meno, con la scusa che sconto, non mangi niente. Super Alex, se come mai tutti quelli che si chiamavano Giuseppe prima del 2000 ora tutti Peppe, ora sono tutti Beppe? È la moda, eh. È la malattia della mentecazzia. Gabbotti, prova a mangiare il Black Sbebon. E da dove è che lo voglio, dove è che lo devo andare a mangiare? Sta pizza alla caprese e mi piace tanto, un bel po'. La condita bene con l'uomo.
se vuoi che mangio il Black Sbebon, sponsorizzamelo, no? Me lo sponsorizzi, un giorno di questi lo vado a mangiare. Però dove? C'è poco da dire, va più al Black Bacon, è lì il coso. Mamma mia quanto mi ha gustato sta pizza. Oh, va. Ah. Adesso mi soffio il naso. Fregnati vir, va a dire le stronzate a un'altra persona, non a me. Non sono nato oggi, come te. Io sono nato ieri. Apposta, adesso io fra poco me lavo i denti col colluttorio e bevo la Coca-Cola. Gabbotti, che mangi ora? Niente, è finito tutto. Ah. Oh, comunque è troppo caldo qui dentro, bisogna che apro un finestrino, apro. Oh. Adesso sì, adesso ho aperto il finestrino meglio. Black Bond è il crispy black bacon, l'ho mangiato ieri sera. Ieri sera l'ho mangiato quello. A posto, adesso io butto via la mondezza e vado via. Me lavo pure i denti col colluttorio. Adesso pure le mamme devo lavare. Però i denti prima di tutti, la priorità. Ecco, oh. Oh, va, per voi e per me e per la salute nostra e la salute di tutti. Serpente, l'ultima volta che sono stato a Senigallia c'è stata la bomba d'acqua, tutti i sottopassi allagati, che incubo. Allora era il 2016, 5 anni che non ci stai più qua. Il 2016. Gigabotti, Matteo, se mettono la leva obbligatoria che fai? La leva obbligatoria, io non ci vado, non ci posso andare. Te cosa fai? Te c'hai l'età giusta, te c'hai 20 anni, te c'hai devi andare per forza. Io invece sono classificato disabile, non ci posso andare. Ecco. Guarda un po'. Colgate, però vi consiglio da non piallo perché apre le ferite interne alla bocca. A posto. Ma ho visto uno là che stava a sputare, si credeva che vomitavo. Ah, questo qui lo devo finire. A posto. No, non sto a vomitare. Se credeva che vomitavo, rimettevo. A posto. Ecco. Pepsi, ciao Matteo, ciao Pepsi. Però mi piace più la Coca-Cola. Però la Pepsi non è male, eh. Non è male. Però mi piace di più la Coca-Cola. Ah. Adesso, per togliere l'onto da sbisonto dai diti, dalle dita, faccio così. Guarda un po', con la Coca-Cola, metto il dito dentro la presa della Coca-Cola, della bottiglia, poi un altro dito, un controdito, lo pulisco, vedi, a stagno, vedi, ci ho messo pure la guarnizione, e poi
Oh, adesso sì. Vedi? Adesso io mi toglio l'onto dalle mani e poi la vado a bere. Perché la Coca-Cola toglie l'onto dalle mani. Gadren dice: ogni volta si diceva se bevi la Coca-Cola ti si ammoscia la pistola. Ah, ho capito, ho capito. Invece chi è che c'ha Tremors e noi si moscia Tremors? L'avete visto mai il film di Tremors? Col bruco longo quanto è un'anaconda che scappava fuori, mangiava tutto quanto per terra, mangiava le persone. Lupin: Matteo, al sud ha nevicato. Sì, sì, ha nevicato, però ha fatto mezzo millimetro di neve. Si è sciolto, la neve si è sciolta dopo 2 minuti. Ho rattitudine, io sì, Tremors, ho visto pure i seguiti. Pure io ho visto tutti i Tremors, eh. Allora te voglio dire, chi è che non c'ha la pistola ma c'ha Tremors e non gli si smoscia con la Coca-Cola? Anzi, gli si indurisce. Apposta io canto sempre Coca-Cola, sì, Coca-Cola, la devi bere a scuola. Eh? Chi è che c'è andato a scuola oggi? Avete fatto ponte? Oggi è carnevale, ogni scherzo vale. Serpente: ma a me mi piace di più Terminator con T-1000. A me il T-800 mi piaceva, Terminator proprio, il T-1000 no. Superare, che se io ho faticato 8 ore in fabbrica. Pensa un po', già 8 ore faticato te. Pensa un po', dalle 5 di mattina hai faticato a rotta di collo. A parte che alle 2:20, troppe ore hai fatto già. Orrore attitudine: io ho conosciuto la Terminatrix. La Terminatrix. Ah, ho capito, ho capito. Il T-1000 donna hai conosciuto. Lupin: ma com'è il dialetto castellano? Com'è? Vai la dì a un vecchio di Castelfidardo che te lo sa pronunciare bene. Io sì, so vecchio, ma fino a un certo punto. Io c'ho una mezza età, vado per il declino. Te vallo a dì a un vecchio che già sta nel declino. Super Alex: dalle 2 alle 10, Matteo. Ah, dalle 2 di notte alle 10. Porca miseria. E quando hai dormito? Hai dormito 2-3 ore? I turni così fanno accorciare la vita dei 20 anni. Dormo dalle 4 di pomeriggio a mezzanotte. Ah, allora fra poco devi andare a dormire. Mamma mia, dopo tutti gli orari sballati. Io vedo mio padre che ha fatto 20 anni, anzi 25 anni il portiere di notte, e adesso sfoga a dormire di giorno. De notte lui la fa, perché l'andamento di vita ha preso una via e non c'è un'altra via. Ne la fa abituarsi al giorno. Ah, una flebo l'ho finita, eh. Mi sono finito una flebo di Coca-Cola. Joker Rule, sto video lo salvi su YouTube? Non è che lo salvo, registro con un'altra ottica, con un'altra videocamera. Babbo, un attimo che c'ho una telefonata. Va, dimmi. Alle 4:30 c'ho. Non lo sai. Ma come? Non lo sapeva già. È certo che quello lì è Gianluca. Bene, bene. Vabbè, va. Ciao. Ciao. Babbo. Mi ha chiamato babbo. Non si è bloccato, Catherine, ma ha chiamato mio padre. E Joker Rule. Sì, grazie, però ho finito da lavorare e non ho potuto guardare. Dopo Horror Latitudine: Matteo, ad Ancona stiamo giocando
girando un film horror in stile Dario Argento. Vuoi partecipare? E te pare che io ci credo? E poi te pare che mi scrivevi tramite commento e non sulle mail? Horror Latitudine, Matteo X. Lupin, non te vedemo, non ce se può crede, non ho sentito manco la risposta. Si sente adesso? Si sente adesso? Vediamo un po' se si sente. Se mi scrivete che si sente. Si è bloccato. È strano, perché la linea c'è. Oh, non c'è mai una live che non c'è un problema. Tutto un problema. E poi mi pare che non viene più i commenti. Questo è l'udemonio. Blocca la chat. Allora, mi sentite o no l'audio? Ho detto, è caduta la connessione. Ah, è caduta la connessione, quindi non prende più. È incredibile, incredibile. Ogni volta che raggiunge i 50 persone si stacca la connessione. Ma sa che ci fanno apposta, sa? Quelli che regolano, quelli che ci hanno in mano Twitch, ci fanno apposta. È incredibile, incredibile. Quanto potere c'ha il Santo Rosario, eh? Mamma mia. Sì, cosa vuoi fa? Eccoci. Mi sa che in macchina non piglia. No, pia tutto, qui in posto in Italia c'è la wind, qui prende come, horror rattitude. Allora, horror rattitude, mi senti o non mi senti? Le cose due, o mi senti o non mi senti, è ovvio. Dai, che mi sono stufato già a falsa live, perché non pia niente. Era meglio wind, io ce l'ho wind, c'ho wind, c'ho. Zio Mimmo TV, c'ho la wind, C'ho wind senza limiti, 30 euro al mese buttati via, non pia niente. Dopo a casa c'ho la Telecom, è arrivata a 39 euro al mese, una cosa allucinante, allucinante. È una cosa assurda queste linee telefoniche, sempre peggio. Niente, adesso mi pare che qui non prende. Ogni ragazza che vedo qua fumane, porca miseria, le fumene. È la fine, la generazione è proprio finita. Se ci fosse la guerra qui, che non c'è più le sigarette, come si fa senza sigarette? Fumene tutti. Mamma mia, che roba. Niente, non prende più la linea. Cosa vuoi fa? Niente, la live è morta. La live è morta. Adesso io mi sposto da qui, prendo la cintura fittizia, eccola qui, la cintura fittizia, tanto mi muovo nella proprietà privata. E poliziotto in quest'ora non mi fa la multa perché mi sposto in proprietà privata. Mi basta già le sfortune che ci ho avuto tutta la vita. Dopo c'è chi è che c'ha la divisa e legalizza la propria rabbia con la divisa contro Matteo Montesi, ovviamente, perché c'ha il diavolo nel cuore. Adesso io devo andare al bagno qua, che sul supermercato, ma quando ci vado dopo, tanto che impesta le mani di pizza, puzza di impesta di pizza. Ecco, adesso dovrebbe prendere un po' della linea, dai. Adesso la connessione dovrebbe prendere. Vediamo un po' se prendi. Mi sono spostato con la macchina, dovrebbe prendere qualcosa, se no finisco tutto. Niente, è andata a zero, si è azzerato tutto, tanto quando arrivo a 50 si deve azzerare. Perché tanto Twitch non vuole che fa le live, manco Twitch. E na miseria. Madonna mia, che schifo di generazione. Ecco, adè pare che qualcosa pia. Adè pia qualcosa. La Rargua dice prende. Direi, ho fatto un chilometro con la macchina. Se non pia adè, non lo so io, sa linea. Gatto Elio, sì, adè si vede. Direi, era ora. Super Alex, se pia. Ho fatto un chilometro da dove che ero prima. Prima piava lo stesso. Adesso prende di più perché
Pare che la ricezione è al massimo, eh. E poi qui c'è proprio il traliccio della Wind. Qui sono invasi di cariche elettrostatiche, sa gente. Apposta stanno tutti all'ospedale. Però ogni volta che io ho una democrazia di 50 persone, me si azzera tutto quanto, perché la linea non prende. Pare che ce fa apposta, però niente capita per caso. Ricordameci, niente capita per caso, eh. Super Alex, se Matteo hai fatto la nafta alla stilo, hai visto quanto è aumentata, non ci si può credere. Questa arriva a 110 euro il pieno. 110 euro, 220.000 lire il pieno. Sì, ma il gas e la luce, quanto pagate? Se prima la famiglia mia pagava 400 euro di gas, di 6 mesi di gas, no? Adesso 2.600 euro. 4 volte o 5 volte di più. E voi pure uguale, eh? Adesso quando vi arriva la bolletta del gas e della luce, ve stacca le orecchie, ve stacca. Altro che... ci staccherà tutti le orecchie. Prima al santuario di Campocavallo pagava 500 euro ogni 6 mesi di luce, no? D'elettrica. Adesso 2.700 euro. Porca miseria, che schifo. Tu pensa. Che realtà brutta. Matteo, hai fatto la nafta? Sì, sì, ho letto, letto. Super Alex, se nel video su Rumble non si vede tanto nonno pacifico. Certo, non si può vedere, l'ho censurato. Adesso Rumble lo chiudo, il canale lo chiudo, perché non serve più a niente. Rumble adesso lo chiudo. Chiuderò il canale. Non serve a niente. Come chiudo Twitch adesso, non serve a niente. Non mi serve a niente, perché Twitch ce l'ha a me. Ce l'ha a me. Quando raggiungo i 50 persone, mi stoppa tutto. Ritorno a zero. Ecco. Bello, wow, guarda col puretto lì, oh. Cammina a passetti, guarda, non la fa più perché c'ha la prostata cascata giù. Guarda che roba, oh. Puretto, guarda come ci riducemo. Ci riducemo luci. Dai, dai, cure che arrivi primo. Ecco, Bellone. Uè, Matteo, andiamo a bere vicino alla rotonda? Ah, la rotonda? No, per carità. Perché? Perché devo andare a bere alla rotonda? No, no, non me ne va. Io ho un impegno adesso, non posso venire oltre a perdere tempo. Perché? Che cosa mi vuoi offrire da bere? Uno scotch? Oppure un drink? Oppure uno spritz? Oppure uno stappa un crodino? Stappa un crodino, stappa, 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 stappa un crodino. Stream, no, niente, pensavo che era un utente, no, mi sono confuso. È il programma. Cagatone Gioia, eccimi, ciao. Adè, non è che mi dispiaceva beve qualcosa. Lupin, babbo sale, va bene con l'ape? No, non va bene per niente, l'ape è un macello, è lo sfascio, glielo vuoi giustà? Super Alex, oggi quanto te fai, quanto te fai la barba? Ogni giorno? Ogni quanto te fai la barba? Ogni giorno? No, un giorno sì, un giorno no. Dopo passo 2-3 giorni di pausa una volta al mese, in modo che me se riforma la cosa lì, la cheratina. Cagatone, un saluto Matteo, che novità porti oggi? Niente, nessuna novità. Messaggio da cugino Luca. Ecco. Matteo Luca, te volevo dire che mi sono rotto le palline di Natale ad andare in giro per Earth senza becca una lira di rimborso, anche se ad non stiamo più ad andare in giro. Fatti. Comunque prova a parlarcete con Andrea, se non mi vuol pagare il rimborso almeno che mi dica tutti i convegni in cui posso partecipare gratis e dove alla fine c'è il buffet, così me posso strafogare come piace a me. Circento. Swallag, pure te sei simpatico. Guarda che non c'è più i convegni, per via di quello che c'è. Non c'è più i convegni, quindi è inutile che lo dice Andrea. Nemmeno Andrea ce l'ha più i convegni. Giacos Bell, Matteo, che pesci erano quelli che pescavate al lago di tuo figlio, con tuo figlio? I black bass, i black bass. Pesci black bass.
Cagatone, cugino Luca, gran maestro dei convegni, ma soprattutto dei buffet. Convegni, sì, sì, però lo era, adesso ormai no. Lupin, Matteo, facci vedere il cruscotto. No, 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 basta, basta. Basta, basta. Qui c'è il Conad, c'è l'Unieuro, e poi c'è il Bricofer, e poi c'è il Conve. Il Conve sarà convenienza. Alla fine costa tutto tanto lo stesso. E Jacques Bell, sono pesci stranieri? No, no, il Black Bass non è pesci stranieri, è pesci che si trovano in dei laghetti de campo. Cagatone Matteo, com'è la situazione neve in zona Sibillini? C'è mezzo centimetro di neve, quindi non c'è niente di neve. Falde acquifere tutte secche, la siccità totale, quindi non c'è niente. Gigabotti, ti sei mai sentito spaesato nella tua vita? Sì, sono un pesce fuori dall'acqua. E te invece? Te sì, per fammi questa domanda, te ce senti tu. Di solito le domande che mi fanno è quelle che sentono chi è che me le fa. Per esempio, chi è che giudica gli altri è perché quel male che vede negli altri ce l'ha in se stesso o in se stessa. Cagatone, che pale sta siccità? Io volevo andare a ciaspolare fino al Monte Vettore, ma niente, tutto arido desertico. Sì, ma come fai a scià? Che non c'è la neve appena appena. Non la fai a scià, no? Te schianti in te una roccia. Super Alex, ma nel video di Ferragosto del 99 che hai messo su YouTube, cosa si riferisce il mammo quando parla del pelo? Delle donne, no? Delle donne, no? Todd Packer, Matteo, ma Putin è indemoniato? No, 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 non è indemoniato, cosa dirai? Non si può parlare di politica, ricordo, eh? Prima o poi la verità si saprà e tutti la sapremo. Noi adesso giudichiamo le persone senza sapere per quale motivo si sono mossi così. Non possiamo giudicarle né condannarle. Se è andato contro la NATO lui, ci sarà un perché. Però ci dissociamo dalla politica. Lara Orgua, Senigallia mi fa pensare ai brutti ricordi sul lungomare con le lacrime che ti rigavano le guance. Ah, perché te hai visto il video quello che magno con la pera della spiaggia. Lupin, Matteo, ma de chi era la Panda 4x4 nel video nel 99? E perché c'è stava delle manate su quella macchina? Ah, te sei accorto, Lupin, pure delle manate. Quella macchina era la mia. Era la mia la macchina, la Panda 4x4 Sisley. C'era le manate perché era a Ferragosto e quando siamo andati giù si radunavano sempre dei delinquenti che volevano buttare per terra la gente e c'era un vecchietto che gli hanno tirato i mastelli d'acqua, era a Ferragosto, capito? Allora gli hanno tirato i mastelli d'acqua davanti a me e hanno fatto cascare un vecchietto. Io, sa la macchina, hanno visto che ero io, mi hanno messo tutti quanti, si sono raggruppati tutti per trabaltarmi questa macchina. Allora io ho dato un'accelerata e la gente si è incazzata pure di più, mi ha tirato di tutto e di più, mi hanno dato le smanate forti, le bestemmie, un macello. Apposta c'era le smanate in quella macchina. Pensa che schifo, degenerazione. Che schifo, mamma mia. Fin da quella volta, fino a 22 anni fa, eh. Però tanto l'ingratitudine c'è stata sempre, l'arroganza, la cattiveria c'è stata sempre. Basta vedere la discarica che c'è di fianco intorno a sto Conad qui, che i titolari dei patrò proprio principali dei centri commerciali, invece da mettere gli operai a pulire i greppi, non mette né nessuno, sempre più zozzo il pianeta. Lupin, Matteo, ma di chi era la Panda 4x4? Era mia, oh, era mia. Super Alex, ma era appena morto buon'anima di Ziolino, giusto? Sì, era morto Ziolino e nonno Basilio. Loro erano morti a fine luglio, e quindi erano appena morti, defunti. Loregniz, ciao Matteo, buon carnevale, grazie anche a te. C'era già stata Maria di Palermo? Era andata pure via da un bel pezzo. Era andata via.
Aspetta, fammi un attimo pensare. No, mi sbaglio, c'era stata, ma è andata via dopo. Prima dell'agosto 2000. Todd Packer, tocca che fai qualche boccaggio in live. No, non tocca che fai i boccaggi, perché primo non prende la linea, come prima, no? Non si vede a niente, cosa vedi tu? Secondo, è inutile falli, se non pia la linea c'è poco da guardare. Lupin, Matteo, ma quindi quella panda del 99 era tua e tu gli avevi dato un'accelerata? Certo che era la mia. Quella a me mi consumava un pieno dall'entrata de Porto Recanati autostradale fino all'uscita di Riccione. Un pieno si consumava, un pieno andata, un pieno ritorno. Dopo ci ho messo l'impianto a metano e consumava molto meno. Pensa un po', e con quella panda lì io ho solcato e cavalcato il lago di Cingoli quando era grosso, fino al centro del lago. Poi ho fatto retromarcia a tutta forza de dietro e con i tacchetti delle gomme galleggiava, perché era anfibia, l'acqua arrivava quasi ai vetri. Sono ritornato indietro, sono riuscito. Cagatone, ora non conviene più neanche il metano, Matteo. Pensa che distruzione sto pianeta. Ma non è il pianeta la distruzione, è la generazione che è distrutta. No, il pianeta non è distrutto. È stato inquinato, contaminato, però verrà ripristinato il pianeta, è la generazione che è un macello. Giacosbel, e gustava il video a Maciugorie, la cameriera era bella un bel po', quella con la maglietta blu. Adesso avrà 70 anni con la cameriera lì, ormai è nella cassa da morto. Lupin, Matteo, ma perché ti avevano dato delle menate sulla panda? L'ho spiegato prima, Lupin, perché era a Ferragosto e si è riuniti intorno a tutti quanti in mezzo alla strada per tirare le mastellate d'acqua. A Ferragosto si tira l'acqua, no, i cavettò, e l'ha tirati a un vecchietto davanti a me, cascato col motorista e fatto male, tutto sangue. Io lì mi sono cazzato, quelli mi davano sempre le bastonate, le smanate, bestemmiando forte. Io mi sono cazzato, ho accelerato e mi hanno dato le smanate. Voi state vedendo la democrazia che si sposta in maniera strana? Vedo oltre 6.000 persone. Cosa 6.000? Sarà 6 persone. Giacosbel, ma tu quanti anni avevi nel video di Maciugorie? C'avevo 22 anni. 22 anni. Pensa un po' quanto ero giovane. 22 anni. Pensa tu. Incredibile. Incredibile ma vero. Bruno, siamo noi rovinati. Ricordiamoci che il pianeta Terra ha miliardi di anni e siamo noi che spariremo dalla faccia della Terra e lei rimarrà qui. Esatto, bravo Bruno. Super Alex, ora li hai 22 per gamba. Esatto, ed è il doppio. E Lupin, Matteo, ma perché il mammo voleva che riprendevi il bagnino e la sua scialuppa? Perché era un amico del mammo, faceva parte del Caio Coco, dove che lui lavorava, no? Come parcheggiatore. Cagatone, metà a 22 anni cosa sognavi nel tuo futuro? Matteo, a 22 anni mi sognavo una famiglia numerosa, che mi sposavo, che facevo un sacco di figli, c'avevo una casa di campagna. Giacosbel, eri già molto fedele. Abbastanza, perché fedele in che senso fedele? Fedele a Gesù? Sì, sempre. Sono stato sempre fedele a Gesù, però ho svalvolato molto. Super Alex, la tua panda rossa 4x4 è ancora circolante? Perché l'hai vista, Super Alex? L'hai vista in giro? Dovrebbe essere circolante, ce l'ha uno de Osimo, però l'ha modificata. Io ci ho messo un impianto stereo da fa paura lì dentro. Vibrava tutta, pareva una cassa acustica. De quante casse ci ho messo dentro, il sub, contro sub, il push pull ci ho messo dentro quella macchina. Era una discoteca mobile quella macchina lì. Gaetano, è una miseria, vedere zia Pappazzuga nel 99 così pimpante mi ha fatto effetto, era una brava donna, lo so. Super Alex, sì, ultima revisione nel 2020 con 248.000 km. Ah, allora Super Alex, ce l'hai te sa panda allora, pensa un po', beh, perché non me l'hai detto prima? Dutte ritrovi te, in Osimo?
Jacob Bell, sì, fedele al Signore, intendevo non alle donne. Ah, Lupin, ma Matteo, ma perché nel video del 99 ad un certo punto Babbo Marino sputava il vino? Non era il vino, era un'aranciata, e il vino lo sputa mai, Babbo. Era un'aranciata che non gli piaceva. Si modificava la democrazia all'impazzata, ma era un errore. Adesso è tornato normale. Ma quando? Prima? No, io non ho visto. Perché cambiano proprio dalla centrale, proprio del programma stesso, del canale. Vedono che so Matteo Montesi, allora mettono di meno, capito, gli utenti. Ci fanno apposta. Jacob Bell, a quei ragazzi nel video di Maggiugorje chi erano, che fine hanno fatto? Alcuni è decessi, hanno fatto degli incidenti mortali. Una si è impiccata e dopo Mauretto c'è sempre. E poi Massimiliano c'è, l'ho visto, campa ancora, 3 anni fa l'ho visto, pustà che è venuto un incidente pure a lui. E poi chi è che campa? C'è Coso lì, Domenico, che campa ancora. E basta. Super Alex, io ho una panda verde ma vivo a Brescia, ho visto la targa nel video Ancona e ho visto le informazioni. Mamma mia, pensa un po', Super Alex, te sei informato che Anco campa con la panda lì, e na miseria, era indistruttibile con la panda, oh. È incredibile, guarda, con la panda quanto, oh, ma tanto il motore Fire è risaputo che è una bomba, è una potenza. Quella c'aveva un 1000 Fire. Succhiava come una spugna con la macchina, ed è impossibile avere una macchina del genere, ed è impossibile. Una scatola di lucido del genere non la fai avercela perché consuma troppo. Cagatone, Super Alex è un detective affermato, Matteo, ecco perché sa tutte quelle cose. Ah, pensavo che era il proprietario della mia ex Panda 4x4 Sisley, che quella volta della guardia forestale. Super Alex, la mia Panda fa i 20 km, ma è un 900, non un 4x4. Ah, 20 km con litro la tua, e na miseria, io ci ho avuto la Panda 750 e la Panda 1000 Fire, quella lì. Ci ho avuto il 750 Fire, bianca. Jacob Bell, e siete andati con una compagnia a Maggiugorje? Un tour organizzato? Sì, ma io ci sono andato 10 volte a Maggiugorje col tour organizzato, Anche dopo della morte di Adalgisa Buonanima, puretta. Swallag, Capabrezza è in una canzone diceva: si vive di ricordi, signori, e di giochi. Vedere foto e video degli anni addietro, Matteo, sempre una grande nostalgia, probabilmente più di quanto dovrebbe essere. Sì, ma c'è chi è che sti ricordi ce l'ha, ma c'ha poche foto, quasi niente. Io ho conosciuto persone che non c'hanno foto di niente, i ricordi di loro. Poi ci sono delle persone che non ci hanno avuto manco i genitori, quindi la loro infanzia l'hanno trascorsa male. Lupin, Matteo, ma perché nel video del 99 la volevi vendere la Panda? Perché dopo l'ho venduta, perché io volevo vendere una macchina ogni 6 mesi. Io l'ho cambiata una ogni 6 mesi in la vita mia di macchine, e sono arrivato a 28 macchine. Jacob Bell, e quanto costa in totale? Costerebbe anche a me andare. Adesso costerà 450 euro 6 giorni, però prima costava 600.000 lire. Agosto del 2000 abbiamo pagato io e mia madre non so se era a due persone, non te lo posso dire, perché può essere pure che era per due 600.000 lire nel 2000. Mi pare che abbiamo speso 680.000 lire per due persone. Ad invece a persona costa sulle 400 euro. Dopo Todd Packer, che macchina c'hai adesso? È una Stilo, ormai è quant'è? È una vita che ce l'ho la Stilo. Questa è la macchina che mi ha durato di più di tutti, perché non la posso cambiare. Non campo d'aria, allora campo del Damagnà, il beve, quindi non campo solo d'aria, capito? Quindi tra viaggio, vitto, alloggio, tutto compreso. Adesso dovrebbe essere, però a volte c'è delle promozioni estive, oppure al Festival dei Giovani. Se tu vai in le gite organizzate Maggiugorje, tu trovi una gita andata e ritorno, compresa la nave, la camera e tutto, a 300 euro. Ora un po' si è abbonata Daniela di Sanremo. Ciao Matteo,
Grazie Daniela, grazie dell'abbonamento. Allora, tra viaggio, vitto, alloggio dovrebbe essere sulle 300 euro. Se stai 4-5 giorni, se stai 6 giorni dovrebbe essere 400-450. Swallag, la tua futura macchina sarà un'ape come il tuo babbo? No, 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 assolutamente. La mia futura macchina è la Renault Talisman. Io sono fissato con quella macchina lì, mi piace un bel po' la station wagon. Quando vincerò il Super Enalotto me la comprerò, eh? Presto vincerò il Super Enalotto, mi comprerò la Renault Talisman Station Wagon. Eccolo qui il biglietto vincente. Eccolo il biglietto vincente. Super Alex, Matteo, lascia perdere le auto francesi. Allora Super Alex, se ti dico una cosa, c'è un certo Pino che mi segue in tei video, che fa il meccanico, non l'ho visto mai, questo è De Sarnano, anche se non ve può fregare meno, però io non l'ho visto mai questo, mi dà le macchine sotto sequestro dissequestrate, a un prezzo simbolico, per dissequestrarle, sì, è state dissequestrate e tu le compri all'asta. Allora mi ha offerto, mica lui, però mi ha proposto da prendere un Audi Station Wagon, mi pare una A4 Station Wagon, con 174.000 km e un 2000 diesel, turbo diesel, 174.000 km è una cazzata per un motore Lucì, e poi un Audi a 400 euro, quindi mi conveniva. Però non posso cambiare niente, perché qui io ho fatto fa quasi tutti i lavori in questa macchina, io non la posso cambiare. Ce l'ho dal 2015, quindi io ce l'ho questa macchina dal 2015, questa del 2003 c'ha 20 anni. Però me va bene ancora, perché la devo cambiare. Giacos Bella, hai viaggiato abbastanza nella tua vita, Matteo, lo so. Però io c'ho pure 44 anni, 22 per gamba, te quanti anni c'hai, 20? Mick Fio, che ne pensi delle auto elettriche? Penso che è una fregatura, perché è bello, perché è silenzioso e tutto, però dopo elettrica, ma dopo per caricarla ci vuole sempre la corrente elettrica in giro. Se va via la corrente, come fai a caricarla? È tutto un cavolo. E poi dopo 20 anni la batteria te se smagnetizza, ti tocca a cambiarla, costa 5-6 mila euro solo la batteria, non so quanto convenga. Assenzio, prendi sta Audi, è un affare. Allora pagamela te, se dici che è un affare. Mica me posso pagare il passaggio di proprietà. Guarda che il passaggio, questa è un affare, è per merito, per secondo te è un affare. Se c'è da cambiare la frizione, che è 800 euro, c'è da fare il passaggio di proprietà, che è 700 euro, che va a kilowattora. E poi c'è da fare la frizione nuova, c'è da fare le gomme nuove, c'è da fare i freni nuovi, eh? C'è da fare le gomme nuove. E quanto va a spendere? 3.000 euro. Allora vado da Giuliano Mosca, prendo un buon usato se c'avevo 3.000 euro. Non mi conviene, no? Cagatone, Matteo, ma la gattina bianca Picco Gigia de Pappazzuga, quanto è campata? L'era bella un bel po'. È campata non si sa quanto, perché dopo l'ha dovuta da via. L'ha dovuta da una famiglia, perché loro non gliela facevano più a tenerla, perché gli strappava tutte le tende, zia non era contenta. Hai capito? È così. E qui niente, qui si sta facendo tardi e la fine è arrivata per me. La fine sta arrivando, il baratro, il barattolo. Il barattolo sta arrivando. L'imminente fine. Però dopo de una fine c'è una rinascita, se deve pensare, sempre così. Dopo della fine c'è una rinascita, se chiude una porta, se apre un portò, si dice sempre quello. Assenzio, pubblicherai altri video vecchi? Se mi sostenete, sì. Ogni video è millimetri 8, io ho 48 cassette millimetri 8 da digitalizzare dal fotografo. Ogni cassetta millimetri 8 il fotografo vuole, lui non le intasco io, li vuole lui, 20 euro puliti, però no tassati da PayPal. Giacos Bell, ma Trilli è ancora in vita? No, è morta, ho pubblicato pure il suo funerale. Cagatone, Matteo, non riesci a digitalizzare a casa? No, non ce l'ho i programmi, non c'ho manco la videocamera vecchia, ci vuole un attrezzo che legge il nastro
è analogico, perché lo devo fare a casa? Non ce l'ho gli attrezzi, no? Mica c'ho uno studio, cinematografico. Faccio tutto manualmente e proprio amatorialmente. E Gaetano, niente, Swallag, 20 euro a video. No, a cassetta, capito? A cassetta. Non è detto che nella cassetta c'è un video solo. Può darsi pure che ce n'è due, tre. Per esempio, quelli che ho pubblicato io pensavo che me voleva 10 euro. Non pensavo di più. Invece sono andato lì, 20 euro. Perché lui praticamente, adesso vi spiego una cosa, anche se non ci credete, a me non mi può fregare meno. La cassetta millimetri 8 funziona così. Lui deve stare per tutto il tempo della durata del filmato, deve stare per tutto il tempo lì a perdere tempo, quindi perde un'ora, due ore, tre ore. Allora quanto costa un fotografo? Una 35ina d'euro all'ora. Quindi perde il tempo della sua vita, perché il nastro deve girare per tutta la durata del video. Non è come l'SD di memoria che tu metti su, te si mette tutto in la memoria e finito lì, no. E purtroppo questi nastri ci vuole il tempo, gira per tutto il tempo della durata del filmato stesso, capito? Me capite quando parlo? Chi è che vuole intende, intenda. Quindi consuma tanto tempo il fotografo per digitalizzare il nastro analogico. Cagatone, sì, è vero, anche io ho digitalizzato alcune cassette e sono dovuto rimanere lì ad aspettare che finisse tutta la pellicola, vedi? Io una volta, non per voi, ma per tanti cittadini italiani che erano iscritti nell'elenco telefonico, così a caso come faceva la RAI, regalavo le videocassette mie, dei video mie, così, a mie spese. E da fine anni 80, da quando ho cominciato a fare le videocassette, le VHS, le spedivo a tante vie, indirizzi a caso d'Italia, a mie spese, perché mi piaceva condividerle a persone così, a persone che manco conoscevo. L'ho pubblicata a tantissima gente in Italia e in Inghilterra, che il professore Bugari, buonanima, eterno riposo dona al professor Bugari, signore, spenda lui la luce perpetua, riposa in pace, ame. E il professor Bugari mi dava sempre indirizzi di persone di inglesi, soprattutto donne, femmine, ragazzette. Allora io mandavo le audiocassette mie di musica e le videocassette di video. Assenzio, ma quindi il mammo faceva il parcheggiatore abusivo? No, pagava le tasse, pagava. Cosa perché? Ma quale parcheggiatore abusivo? Lui anche quando era pensionato faticava. E quindi dalla pensione gli scalava una percentuale che andava ante le marchette per la pensione stessa. Quindi era tassato. Yolvi, YouTube prima di YouTube, esatto. Io finanziavo per i miei cazzi miei, col mio portafoglio, i miei guadagni, finanziavo le mie opere video, le mie opere d'arte, le pubblicavo e le mandavo tramite indirizzi a caso, capito? Dopo gli arrivava la gente a caso con l'indirizzo mio del mittente e dopo mi scrivevene, alcuni mi ringraziavano, alcuni mi condividevano quello che hanno visto, chi piaceva. Ho fatto tante amicizie. E Gaetano, ma il mammo che lavoro ha fatto? Ha lavorato all'Apide Falconara Marittima, all'azienda della benzina, ha lavorato da quante fabbriche ha girato? Tutte fabbriche pesanti, dei lavori pesanti, siderurgiche, fabbriche metalmeccaniche, di tutto e di più ha fatto zio. De quanto ha faticato, di quanti lavori ha fatto zio in 60 anni di fatica, praticamente non ci buccava né più. E i stampi dei libretti de lavoro, quella volta c'era il libretto del lavoro, c'aveva tre libretti del lavoro pieni di quante fatica ha fatto zio. Pensa quanto che grande lavoratore il mammo. Swallag, non ne hai realizzati in formato VHS, perché in tal caso ti basterebbe un lettore VHS e un attrezzo per digitalizzarlo a casa col computer. No, non c'ho niente, io non c'ho di tutto questo. E poi l'ho realizzato in VHS, però i VHS l'ho regalati tutti, non ce l'ho manco uno ormai rimasto. Gaetano, è una miseria, se è vero riempi una pagina. In che senso? Riempio una pagina di cosa? Super Alex, aveva più timbri del lavoro che capelli. Cagatone, Matteo, ma non riesci a recuperare una vecchia telecamera così poi la attacchi al PC e registri il segnale video e quello audio? No,
Non posso, perché primo non si trova. Secondo, chi è che si trova? Se si trova una videocamera vecchia non legge più le audiocassette. Ci vuole per forza il fotografo. E poi io il tempo da sta lì a perde tempo tutto quel tempo, dopo vengo meno per fare le produzioni video per voi. Dopo cosa vedete voi? Niente. Gaetano, una pagina del libretto del lavoro. No, non è una pagina del libretto del lavoro. Era tre libretti del lavoro pieni, non una pagina. Se era solo una pagina, cosa aveva faticato? Niente. Gianni Furi, ciao Matteo, ciao. Lorargo, Matteo, come mai, scusa, da parte mia? E spero che non si ripeta. Se trovi il modo di fare delle presentazioni del video inediti in modo che chi vuole venga pubblicato un certo video, lo puoi comprare? Lo puoi comprare? Non capisco la domanda. Mica ho capito la domanda. Dipende, perché dipende. Se uno mi chiede, Matteo, io c'ho piacere che pubblichi i video del 97, per esempio, del 98, del 99, io ce l'ho questi video qui, però non so se tutto è possibile pubblicare su YouTube, perché su YouTube ormai, anche su Twitch, è tutto segnalabile, Io basta che fa una scoreggia, già mi segnalate, quindi mi segnale nella gente, quindi basta che fa una cazzata, già io sono segnalabile e mi chiude nel canale, quindi c'è poco da fa. Bisogna che sto attenti al materiale che offro e pubblico. Gaetano, ieri il mammo avrebbe compiuto 82 anni. Magari che era in vita. Dado, ciao Matteo. Lupin, i video vecchi sono patrimonio dell'UNESCO. Asensio, ma l'Audi che te vo vende a 400 euro, cos'è, degli anni 80? No, è delle 99. È del 99, questa è del 2003, c'ha 20 anni, posso una piana macchina del 99. Sarà finita, no? Sarà finita. Cos'è, vado da male in peggio? Giacus Belli, il mammo uomo vero de una volta, mica come oggi tutti, esatto, però mi dissocio all'ultima frase che hai detto, perché se dichi cucì mi viene chiuso il canale sicuro. Gaetano, invece è campato fino a 73, un niente praticamente poteva campare ancora, lo so, era convinto che campava fino a 100 anni, più di nonno Bibbo. Una macchina del 99, cosa vuoi pretende? Lupin, Matteo, nel video del 99, mentre tu te tuffavi, Babbo Marino aveva detto che palline che fai. E certo, perché non è che a lui piace riprendermi, perché io pretendevo che mi riprendeva, no? Allora lui non gli è piaciuto mai riprendermi a me. Manco essere ripreso, quindi già è un miracolo i video che ha fatto lui, di sua spontanea volontà, perché gliel'ha chiesto una persona che speciale, che gliel'ha chiesti, allora lui l'ha fatti, se no non l'avrebbe mai fatti. Giacus Bell, no, si può dire, mica è una parola bannabile, non racchiude secondi significati. Io non la posso dire, gli altri la pollene di tutto, io no, quindi basta un niente che già io sono a posto, quindi è meglio che mi regolo. A posto. Allora, la democrazia non aumenta, avevo iniziato a 50, dopo Twitch mi ha azzerato tutto e da zero ho ripristinato a 35. Alla fine non faccio gameplay, anche se facessi gameplay sarà 10 persone. Tanto ormai siamo stufi tutti da vedere i videogiochi, sempre quelli. Gaetano, nonno Bibbo è vissuto fino a 92 anni, zia Pappazzuga fino a 87 quasi. Svalla, che stanno tutti a faticà. Giacos Bell, basta che non siano parole discriminatorie o parecchie offensive. No, ma proprio quella parola ultima di prima non va bene, capito? Praticamente è omofoba, una parola omofoba, non se può le dire assolutamente. Dado 72, non hai una postazione streaming? No, però è tutto, lo posso fare, l'ho fatto altre volte. E Todd Packer, che video ti piacerebbe fare? Il bucaggio, no? A me piace i bucaggi, tanto le esplorazioni. Gaetano, Matteo, devi stare tranquillo, noi che siamo in chat le parole offensive le vediamo censurate. Certo, c'ho i miei moderatori. Cagatone, Matteo, ma nel video di Ferragosto commenne che non c'era cugino Luca? Ci aveva da faticare?
Luca non c'era, nemmeno zia Clacla. Zia Clacla, Luca, zia Clacla saranno stati sicuramente in una inaugurazione quel giorno. Sicuramente. Nel 2000 poi si poteva fare. Adesso non si può fare più niente proprio. Ormai è la fine della generazione totale, proprio, completa, totale, drastica. Cosa vuoi fare? Adesso mi piaceva un'altra Coca-Colina, però adesso non la posso comprare perché sennò spendo troppo. I quattrini li devo dare al meccanico e all'elettrauto, purtroppo. Perché tanto è giusto, no? Se fanno dei servizi è giusto pagarli. Tutti coloro che lavorano bisogna retribuirli. Bruno, Matteo, come mai ti questi soprannomi strani sui tuoi familiari? Come mai? Perché io ho sempre dato soprannomi, a me mi ha sempre piaciuto. Gaetano, zio Leandro non si fa mai vedere, e non mi sa che curiosità di vederlo, il papà del mitico Liucche. No, zio Leandro non vuole farsi vedere, non gliene frega delle video, non, è meglio non mettercelo, non si vuole far vedere. Assenzio, qual è il debito con l'elettrauto e il meccanico? L'elettrauto, vabbè, queste cose personali, a me non dille, però allora il meccanico è 300 euro, l'elettrauto è 600 euro, quindi c'è i debiti. Toc Packer, che lavoro hai fatto nella vita? Ho faticato 23 anni in fabbrica, tra tutto, e cambiando altre fabbriche. Poi ho fatto 2 anni e mezzo tra tutto il giardiniere per il comune, e poi 1 anno e mezzo al cimitero come per i zombie, curavo i zombie e li riesumavo, e poi ho fatto l'elettricista, e poi ho fatto la vendemmia, e poi ho fatto un po' del falegname, e un po' ho fatto in un'azienda fonderia, e poi ho faticato come tutto fare, nel senso che come giardiniere in la casa di mio cugino, e poi ho fatto il giardiniere e il contadino in la casa di Francesco Carpinetti, e poi ho faticato all'ospizio di Castelfidardo come pulizie, giardinerie e tutto, e ho fatto un sacco di lavori. E poi ho usato i scantinati, le soffitta, sta roba lì, sa un furgo. Gaetano, è una miseria, Matteo, quanto mi costeria faticante i cimiteri, mi piacerebbe un bel po', bisogna avere paura dei vivi, non dei morti. Esatto, dei zombie non c'è poi avere paura, no? Tutt'al più te fa schifo quando li riesumi, quando apri la cassa, impesta, capito? Dopo dipende in che condizioni sta il morto. Lupine, Matteo, oggi a mio zio gli è morta la Punto del 99 in autostrada. Ci credo, è vecchie, macchine vecchie, ormai non funziona più niente. Ciao amico gatto, ormai le macchine vecchie, inutile dai affidamento, non se può. Certo, se io vincessi il Superenalotto, io giusterei la Volvo di quella volta, che a me la Volvo mi è piaciuto tantissimo, più di tutte le macchine che ci ho avuto la Volvo. Gli faria tutti interni nuovi, e tutti i componenti nuovi da zero, e poi faria la carrozzeria rinnovata al massimo, la fo blu elettrico metallizzata. È spettacolare la Volvo 740, quanto mi piace quella macchina. Allora, Cagatone, cosa mi dice Cagatone? Matteo, ma pure la tua Stilo ha avuto problemi alle boccole posteriori delle sospensioni? Quelle che quando prendi una buca e un dosso si sente, pare che si sta a scassare tutto. Sì, ci ha avuto questi problemi. Dopo gli ho fatto cambiare tutto perché era un macello, proprio un macello. Gaetano, pensa che il mio bisnonno materno del 93, che è morto, l'hanno tolto dalla cassa di zinco del 2017. Dopo averlo riesumato 5 volte ed è uscito totalmente intatto. Allora Gaetano, tuo nonno, il tuo bisnonno era un santo, era incorrotto dalla putrefazione. Pensa un po', allora era un santo il tuo bisnonno. Lupin, ma mio zio non gliela fa a comprare un'altra macchina, e allora va in giro con AP50, oppure cosa te devo dire, mica ho vinto ancora il Superenalotto, mica te posso aiutare ancora. Assenzio, prossimo lavoro per EART ci viene Luca? No, perché non c'è lavori per EART adesso, cioè per il pianeta sì, però per quanto riguarda la collaborazione per il momento niente.
finché non ci chiama il fondatore. Gaetano, la moglie invece, la mia bisnonna, è morta nel 97 ed è uscita spolverita nel 2002. Che differenza? Deve essere che il tuo bisnonno era santo e incorrotto, invece la tua bisnonna è andata in purgatorio e il corpo è diventato putrefatto. Si è trasformato in bigattini e vermi e lumbrici. Dopo mosche. Lupin, Matteo, che mangi oggi a colazione? Che mangi oggi a colazione? Perché la mattina è il pomeriggio, Duria fa merenda, per giusto. Siddhartha. Oh, come stai? Sto bene, Siddhartha. Oh, te come stai? Chi sei per caso? Crim, Mirko? Mirko Montironi? Oh, Crim, ciao Crim. Come stai, oh Crim? Cagatone. Ma quindi i corpi dei santi rimangono intatti? E per quanto tempo? Per sempre. Cioè per 400-500 anni, dopo però la consumazione avviene con l'usura, capito? Perché non è idratati, anche se è intatti e incorruttibili, però piano piano si consuma, capito? Si rimpicciolisce nei corpi. Però rimangono, si rimpiccioliscono, però rimangono intessuti quasi vivi, sembrano vivi. Gaetano, pensa che alla prima riesumazione c'era anche mi padre ed era convinto che il nonno avesse l'ovatta sulla testa, tanto che stava messo bene. Pensa un po'. Assenzio, secondo te il corpicino morticino de Trilli è polverizzato? No, non è polverizzato, no. Ci sarà le bistecche, ancora ci sarà la bistecca della schiena. Tuner, buongiorno Matteo, in cucina si dice che il pranzo si chiama colazione. Il pranzo, già ho pranzato io. E Andrea Capace, ciao Matteo, ho sentito ora i messaggi, dopo ti chiamo. Ciao Andrea. Tuner, ma stai scaldando la macchina che sento la ventola? No, è il camion, è lo Scania, è il trattore dello Scania qua. Non è la ventola della macchina. Lupin, Matteo, la prossima volta usa tutta la bomboletta. E vabbè, te mandemela, io la uso tutta. Oppure me la compro per i cazzi mia, cucino un discore nessuno e me la finisco una intera. Vabbè? Te vabbè? Questa è la ventola dello Scania, il trattore Scania, guarda. Ha preso una bella botta davanti, c'ha il paraurti spaccato. Però per cambiarlo quello costerà 3-4 mila euro il paraurti lì davanti, Miseria. Gaetano, zio Ireneo Celentano. E Celentano è stato seppellito, sepolto nel fornetto, nella camera a gas nel 1996. E sta nella camera a gas e ci starà fino a... Allora, 96, 2006, 2016... E 2026, nel 2026 lo tirene fuori dalla camera a gas. Jacobs Bell, perché? Quali sono le parti compromettenti? De cosa dici, Jacobs Bell? Già non mi ricordo più. Qual è? Non ho capito io quello che vuoi di Jacobs Bell. Fammi capire un attimo una roba. È le 3 e 11 minuti, io. Sto a contare i minuti, io. Gabriele Doria, che carino il gatto bianco che aveva Jonathan nel video 99. Gaetano, ma com'è morto zio Ireneo? C'aveva la distrofia muscolare. Come Dalila, zia Dalila, puretta. C'avevano la distrofia muscolare. Sia la mamma che zia e zio Ireneo. Jacobs Bell, dei video che ha detto Andrea. Allora, cagatone, Matteo, una miseria, che bella figliuola che stava insieme al bagnino nel video del Ferragosto 99. Ora ci avrà 50 anni, tutta rugosa e con 7 figli. Che fregatura il tempo che passa. No, è decessa quella, stante una cassa da morto dentro la camera a gas. Cagatone, allora, Andrea, no, avevo scritto stanotte, ho visto i due video storici, sono spettacolari, devi metterne quanti puoi perché è un bel format.
Grazie Andrea, mi fa tanto piacere, guarda, non me l'aspettavo che avevi visto i video storici, però per digitalizzarli dal fotografo mi vuole 40.000 lire all'uno, sarebbe 20 euro puliti. Ce n'ho 48 de cassette millimetri 8 e poi prima ce n'avevo 100, una 140. Dopo mi ci ha pisciato la gatta mia, è andati, si è smagnetizzati con l'urina, perché l'urina è chimica. Bruno, Matteo, ci sono ancora video del bunker dove sei andato? No, no, se ci fossero io ero morto al cimitero. Cagatone, ah, ma come è decessa? Era giovane, di che è morta? Perché sta dentro una camera a gas? È perché è morta di tumore. Non c'è da scherzarci. La camera a gas è il fornetto, il fornetto, no? Del cimitero. Ecco, a posto. Io direi che basta così, dopo vado al bagno, mi pulisco le mani, profumo e vado via. Lupin, Matteo, te la compro io la Volvo 740, sì, magari. E ho speso 13.000 euro per giustarla, l'ho venduta a 1.000 euro. Andava a 3 valvole, invece era a 4. Andrea, donate così Matteo può trasformare i VHS in digitale, vedremo di più. Interessante passato. Grazie Andrea. Lo Schuffer, cosa devi fare oggi? Mi sono perso l'inizio. Cose mie private, non le posso dire a te. Non te conosco nemmeno. Cioè, conosco solo Andrea Cappacei qui, amico gatto e basta. Anzi, Daniela De Sanremo conosco, col marito. Bruno, ma c'è qualcuno che ha qualche video del bunker? Sì, non lo pubblica, se no vai in galera, vai al cimitero, vai. Non lo pubblica, se ce l'hai. Chi è che ce l'ha non rischiasse da pubblicarlo, perché sennò vi ritrovate al cimitero, Cagatone, Matteo, ma cugino Jonathan da ragazzo mi sembrava? Non ho capito. Andrea Cappacè, nessuno ha trovato Mauretto giovanissimo nel video di Maggiugorie? Io sì, io l'ho visto. Io l'ho visto perché l'ho conosciuto lì a Mauretto. Mauretto, io con Mauretto ci conosciamo da 22 anni. Ci abbiamo avuto una grazia importante a Maggiugorie, un miracolo grandissimo. Sul monte Krizvak è scesa una luce e andava zig zag, pareva una serpe, così, una luce, no? Una vampa di luce tipo fuoco che si divideva su se stessa e poi ci si è divisa. E in un'unica striscia c'è andata, ci ha penetrato dalla testa ai piedi, è uscita fuori, uscita dai piedi. Io e Mauro ci siamo messi a piangere di commozione, tutti l'hanno vista quella scia di luce, una gioia impressionante, guarda, indescrivibile. Allora, Cagatone, Matteo, ma cugino Jonathan da ragazzo mi sembrava più felice e spontaneo, ora è sempre un po' teso e ripete le frasi tutto un continuo, come mai? Gli è morti i genitori, gli è morti tutti i genitori, da per lui voglio vedere te senza genitori, come mai? Cagatone, se te non c'hai i genitori, non c'hai più nessuno nella vita tua, c'hai solo i cugini tua, che io una volta ogni morte di papa lo vado a trovare, Luca tutte le sere. Te cosa facevi? Non te demoralizzavi? Non parlavi veloce che eri esaurito? Io ero in la clinica psichiatrica, al TSO rimanevo per sempre, no solo 2-3 mesi. Bruno, no, non mi azzarderei pubblicarlo, ma volevo il video solo perché sono appassionato di queste cose e lo volevo solo per me privatamente. Ma guarda che i servizi segreti, se lupi in qualche modo, se ce l'hai, prima o poi te scoveranno, Giacomo Sbelle, io lo vidi il video del bunker prima che fosse eliminato per sempre. Pensa un po'. Scadde, ciao Matteo, hai comprato un BMW, è vero? Una BMW, è vero? Sì, guarda un po' che BMW, con i sedili del 2002. Ti piace sa BMW che c'ho? Todd Packer, hai mai incontrato Christian Hirt? No, questa è una domanda stravecchia, Todd Parker. Tork Packer, è una domanda stravecchia questa. Andrea Cappacei, Mauretto pareva un narcotrafficante alla moda spettacolo con le camicie di Pablo Escobar. Oh, chi è? Oh? E chi è sul telefono? Ah, di quella, di così. Il fascio di luce ci ha immobilizzati, non ci muovemi più. Perché le cose soprannaturali ti immobilizzano, tu non la fai più a fa niente, stai lì, piagni di gioia e basta, senti una felicità incredibile. Svalbard, ma potevi registrare il miracolo, e come fai?
Gabriele Doria, mi ricordo quella volta con la Volvo a San Bocheto nel 2012. Cosa ti ricordi, Gabriele Doria, con la Volvo? Con la Volvo 740 a San Bocheto, che cinque carabinieri, anzi, cinque la polizia stradale, m'hanno corso dietro, m'hanno seminato, dopo un'altra pattuglia si è aggiunta, m'hanno fermato, guarda, oh, dicevo della polizia, passati i carabinieri, oh, è una miseria, è incredibile, adesso questi se stornene, guarda, voi vedete che se stornene, viene ne oltre da me, fammi spostare, non si sa mai, questi fanno il giro, viene da me, dicono, cosa fa lei, chi è lei, chi non è lei, mi fanno l'interrogatorio, fammi spostare, poco dentro qui sul negozio, che a me fa schifo solo a pensarci, ci sono stato mille volte, ecco, a posto, cagatone, pure te c'hai ragione, Lupin, gradi, i gradi 8 gradi, 8 gradi centigradi, tutto secco, fiumi secchi, è la fine di tutto, della generazione. Uno mi ha segnalato che il Sesia è secco. Allora, a Vercelli c'è il fiume Sesia. Nel 2012 ho fatto un video con il gommone, che c'era il fiume grosso nel 2012. In inverno c'era il fiume grosso. Invece adesso il Sesia è rimasta una fogna. Le fogne vanno giù, dei batticlò della città di Vercelli. È secco, pensa tu. Gabriele Doria, sarà secco anche il Topino, certo, le sorgenti è secche, ma mi è stato detto, mi hanno segnalato che le sorgenti del Topino sono secche in montagna. Giacosbella, cugino Jonathan, sarebbe servita una donna nella vita, a quest'ora era meno solo, lo so, però Jonathan sta aspettando l'umanoide, femmina, sta aspettando come l'evolversi dei cellulari, che è stato nel 92, no? Nel 92 il primo cellulare, nel 93 uno più evoluto, e nel 94 il Motorola Ericsson, poi c'è stato anche il 3310, il Nokia, e dopo sempre più evoluti fino all'iPhone. Adesso Jonathan sta aspettando, mio cugino sta aspettando l'umanoide femmina, in modo che ci può fare una storia. Allora, Top Packer, sì, è seccato pure l'Adriatico. Che cavolata. Cagatone, Jonathan, lo vedo bene nella realtà virtuale, dove può stare con tante persone, tante donne virtuali. Sì, esatto. Però nessuno di voi che ha la PlayStation 4, che non la usa più, gliel'ha mandata. Mandatemi una PlayStation 4, così la porto a mio cugino Jonathan, che ci gioca. Così presto anche i giochi miei. Andrea Cappacè, è stato bello vedere mamma Mirella che parte per la prima volta con la faccia spensierata, sognatrice, mamma con 22 anni di meno, puretta, dopo a lei manca solo da stare in croce, come Gesù, tutte le cose che ci ha avuto, puretta. Lupine, Matteo, in questo momento sto abbracciando una panda, sento un'energia molto alta. Ah, una panda? Che cavolata, la macchina ti dà l'energia? Se è spenta è morta, Le macchine e oggetti, non può dare l'energia, a meno che non senti una gloria vera degli angeli che vive, quelle navi lì è vive. Scadde, ti è preso il torcicollo per Eart Shop, fatte da un compenso importante. Che cavolata, ma qual è Eart Shop? Quando faccio le bonifiche è per il pianeta, Eart e basta, cosa c'entra lo shop? Diego, come mai hai un occhio rosso? Deve essere che ho dormito poco e poi ho viaggiato tanto, mi si è diventato un occhio rosso. Oppure sono un umanoide. Un cyborg. Assenzio, anche tu aspetti un umanoide, donna bionda? No. Io la voglio di carne ed ossa. Di carne cruda. Assenzio, tutt'al più l'aspetti te, un umanoide. Giacosbelle, Matteo, la donna ce l'ha già. Gabriele Doria, Matteo, ma sbaglio, negli anni 80 tu e tuo padre avete incontrato i ricchi e poveri in albergo? Non sbagli. Come fai a saperlo, Gabriele Doria? Babbo mi ha fatto conoscere i ricchi e poveri. Poi Riccardo Cocciante, Riccardo Cosoli, Fogli, a Fogli.
Cos'è che è? Andrea Cappacei. Non ti piacerà, Matteo, ma mia madre, da quando è andata a Maggiugorie, ci ha avuto solo disgrazie, purtroppo. Lì è un po' una truffa e tutti quelli che conosco sono stati lì, hanno avuto vita piena di guai. Ma non tutti quelli che conosci te, però io quelli che conosco io ci hanno avuto le grazie. Dopo dipende, capito? Allora, allora babbo mi ha fatto conoscere i ricchi e poveri, i Righeira. E poi anche zia Clacla mi ha fatto conoscere i Righeira. Poi mi ha fatto conoscere Claudio Baglioni, poi Fiorello e poi come si chiama lì? Pannariello. Quant'era incazzato Pannariello quando l'ho visto? E poi Alberto Sordi, ho conosciuto de persona. E poi Renato Baron, no il veggente, de Schio. Renato Baron è il cantante lirico. E poi ho conosciuto Celentano de persona. Mi ha fatto conoscere babbo. E poi ho conosciuto Gianna Nannini. E mi ha fatto conoscere. Mi ha fatto conoscere anche cosa lì. Adesso non mi c'è sta la testa, non mi ricordo più. Allora, Jacques Bell, come mai babbo conosce tutte queste celebrità? Perché ho fatto il portiere di notte in un albergo di lusso, di lor signori. Tuner Celentano te poteva dare un po' di quattrini, ma te. Perché? E perché a me? E c'è un sacco di sfollati in giro, li darai sfollati. Assenzio, mi dissocio da quello che hai detto, alle cazzate che hai detto. Non è vero niente del manichino. Cioè, è vero che c'era la manichina, però a Castelrosino, però non c'entra niente i rapporti, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe che so cuci pervertito. Mi dissocio. E Scadde, Liucche non vuole nemmeno l'umanoide perché costa troppo e siccome sei molto lontano, cos'è che è? Troppo mantenerlo sempre in ricarica. Non credo che... Ma penso che se lo farà l'umanoide, dai, che almeno lo aiuta. Diego, caro amico, ti scrivo. Caro amico, ti scrivo. Così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Jacques Bell, con 100.000 euro in banca, Luke regalerà l'umanoide a Junataus. L'umanoide... arriverà a costare sui 7-8 mila dollari, quindi in euro sarebbero mi pare quasi 8 mila euro. Cagatone, Matteo, ma ti ricordi quella donna che veniva alla trattoria del mammo, quella che viveva nella provincia di Pesaro e Urbino? Pure lei c'aveva la Panda, il nuovo modello. Che fine ha fatto? La senti più? Mi pare che si chiamava Erika. Ma ti ricordi quella donna che veniva alla trattoria del nipote del mammo? Ah, sì, mi ricordo. A Frosinone, a Fossombrone abitava, sì, mi ricordo. Sì, quella veniva con un cugino e un amico suo a ballare alla discoteca a Castelrosino, che c'aveva la discoteca lì. Mi è venuta a trovare 3 volte, sì, dopo non l'ho vista più. Jacques Bell, ha rischiato con il bunker da essere arrestato. Sì, io sono stato arrestato, però... sono stato riformato per il bunker. Diego, Super Montesi, numero uno, canta per noi giovanotti. Allora dammi il testo, te la canto, però è meglio Enrico Ruggeri, perché quelle dei giovanotti non lo so, tutto al più. Mi sento positivo, perché so vivo. Lupin, Matteo, sto qua vicino a te, te vengo a salutare, aspettami. Vabbè, vieni un po' a salutare. Per ballare nella discoteca di Castelrosino ti sfregiavi le nocche delle dita, tu che sei alto. Sì, mi sono strappato un dito, altro che... Un dolore, ho visto le stelle. Era troppo basso quello coso. Però quella casa è diventata una casa dello sfollato. Adesso la casa fa schifo, è diventata proprio... un'altra volta lugubre, proprio un disastro. Che peccato, guarda, che peccato. Cosa vuoi fa? Bruno, Matteo, ma sei sposato? Quasi. Allora, ero sposato, sì, sono stato sposato. Bruno, te sei sposato, fidanzato?
te Bruno sei sposato? Da quanto tempo? Oh, comunque dai, bene o male è andata avanti la live, dai. Scadde Matteo, Andrea KJ... No, non si può dire così, scadde. Perché dici così? Giacosbelle, c'erano pure le galline. Che bello quel periodo. C'era pure... No, mi dissocio all'ultimo nome che non mi può fregare di meno, eh. Dissociati che non è vero niente. Non c'era mai lei lì. C'entra niente. E poi non me ne può fregare di meno. Il passato è passato. Il passato è andato giù per il batticlò insieme con la merda. È andato giù per le fogne. Ormai quello che conta è adesso. Lupin, Matteo, suona il clacson così ti riconosco, dove stai? No, non me ne va, se mi vedi dai, sono evidenti. Allora, adesso io, fra poco, mi muovo da qui e io vi saluto. Vi saluto perché mi vado a preparare psicologicamente, e spiritualmente. E adesso aspetto un attimo qualche altro commento e poi basta. Bruno, io ho 32 anni e sono 5 anni malato, oncologico, disabile al 100%, con moglie e figlio di 5 anni. Mi sono sposato il 23 ottobre dopo più di 16 anni di fidanzamento. Oh Bruno, mi dispiace un bel po' che... Ma malato oncologico, ma quindi c'hai il tumore? Ma me l'avevi già detto, mi sa, c'hai la leucemia, la malattia nel sangue. Mi dispiace tantissimo. Un figlio di 5 anni e mi sono sposato il 23 ottobre dopo più di 16 anni di fidanzamento. Una miseria. Il fidanzamento ce l'hai avuto come lungo quante mia sorella. Mia sorella pure 16 anni di fidanzamento, dopo si è sposata. 32 anni e te sei stato fidanzato 16 anni. Porca miseria. Allora, Top Baker, che lavoro ti piacerebbe fare? A me? Tanto sono io l'interessato. A me mi piacerebbe fare il rally con la macchina come lavoro. Mi piacerebbe fare il rally, oppure mi piacerebbe fare le produzioni video esplorative come lavoro, remunerato e tutto. Andrea Cappacci dice: se non c'ero io, vedevate col cazzo Matteo, ricordatevelo, non servite un cao quelli che diffamano e prendono per il culo Matteo. Ecco, quindi date retta a Andrea e cercate da non diffamare e da non dire male né a me né agli altri, ai vostri cari, perché è tutta una rimessa a dice male, perché già ci basta la guerra che c'è esterna, non va bene la guerra pure interna. Cagatone, Matteo, ti piacerebbe costruire i modellini delle macchine da rally, quelli di plastica che si attaccano con l'attac? No, assolutamente. Io la cosa che non sopporto di più è strisciare i denti con la Coca-Cola. Quando te hai bevuto la Coca-Cola strisci i denti, guarda questo come si è girato un cazzato. Quando mi ha visto qui ci ha fatto. Si è girato pare una maschera, de masche. E mi dà fastidio un bel po' attaccare la roba di plastica con l'attac, e dopo mi si appiccica tutti i denti la pelle in l'attac. Andrea Capaci, chi viene bannato neanche se paga verrà riammesso. Lupin, Matteo, basta che premi quel pulsante sul volante. L'ho premuto, vediamo dai, vediamo Lupin dove sta. Vediamo Lupin, ho premuto il pulsante. Dove sarà Lupin? Chi è Lupin? Quello con la macchina di Range Rover Defender? Range Rover? Che se copre la faccia per privacy? Lupin, dove sei? Batti un colpo, se ci sei batti un colpo. Ecco, cagatone, ma si chiama Lupin, non Lupin. Lupin terzo lo chiamo, Lupin, dai. Lupin, che macchina c'hai? De Giuliano Mosca? Comunque a me non me ne frega niente da incontrare nessuno, a me non me frega da incontrare nessuno. Me frega, io adesso vado per i cavoli mia, faccio le cose mie e basta. E Bruno, no, ho avuto una calciloma delle rinfaringe e con varie ripetizioni sull'anca sinistra e sulla colonna vertebrale, con infiltrazioni sul midollo all'interno della colonna vertebrale. Non mi sei Bruno, quanto mi dispiace.
Chi è questo Lupin? Lupin è questo, eh. C'ha la station wagon Ford. La Focus. Vediamo un po' se è lui. Vediamo un po'. No, no, non è lui, non è lui. Lupin, sì, io, so io quello sul Defender. Che stronzata. Non è vero niente. Invece fai credere le stronzate. Non c'ho più vent'anni. Non c'ho più vent'anni. A posto, io vi saluto che mi ha fatto un cazzà Lupin. Fine, ciao Lupin. Ecco, te saluto pure a te. Fine.